Reddito di cittadinanza addio. Con l'anno nuovo entrerà in vigore l'ADI, ovvero l'assegno di inclusione, la nuova misura di sostegno al reddito istituita dal governo per contrastare la povertà e che sarà possibile richiedere direttamente all'INPS. Per spiegare come fare, il Comune di Pescara, in collaborazione con il Centro per l'Impiego, ha organizzato una 2 giorni all'Aurum per informare i cittadini interessati sulla novità. Sentiamo il sindaco Carlo Masci. I percettori di reddito di cittadinanza che hanno lavorato per il Comune di Pescara, e ne sono stati circa 400, perché noi siamo stati il primo Comune d'Italia ad utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza per lavori di pubblica utilità e siamo stati quelli che li hanno utilizzati nel numero maggiore, quindi per spiegare loro quali sono le nuove opportunità normative per continuare a svolgere quell'attività che hanno svolto bene in questi anni a servizio della comunità pescarese e capire come poter gestire una nuova situazione. Per alcune categorie specifiche, in particolare gli over 60, coloro che hanno un disabile in famiglia, coloro che hanno un minorenne in famiglia. Inoltre dal 1 settembre scorso è già partita un'altra misura di sostegno, il supporto per la formazione e il lavoro destinato alle persone che possono essere impiegate. Oltre alle 2 giornate già organizzate ci si può rivolgere direttamente allo sportello delle politiche sociali del Comune, come ricorda l'assessore Adelchi Sulpizio. I nostri uffici sono sempre aperti come politiche sociali, in questo senso abbiamo anche rafforzato proprio delle unità che si occupano proprio di questo servizio, ricordiamo che saranno aperti il lunedì, il martedì e il giovedì, ma ci saranno tutte le news che andremo a dare nei prossimi giorni con cui verranno indicati tutti gli orari in maniera tale che tutti i cittadini potranno richiedere tutte le informazioni del caso. Le domande da quando è possibile presentarle? Ma le domande già sono state anticipate ai tempi, quindi già da adesso potranno essere già depositate. Ma in questo senso invitiamo proprio i cittadini di chiedere assistenza alle politiche sociali, alle persone a ciò proposte, in maniera tale proprio da non compiere errori.